Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente sul canale per questo nuovo video. Oggi, appunto, come vi ho già anticipato, andremo ad installare finalmente il kit Ambient Light RGB che abbiamo, che vi ho precedentemente mostrato negli scorsi video, sia un video unboxing, sia il video dove vi ho mostrato alcune altre parti cosmetiche per interni che ho acquistato. Ovviamente vi lascio sia i link nelle schede che qui sotto per poterli guardare. Cercherò di portarvi uno dei tutorial più completi, in quanto purtroppo ho notato effettivamente che non ci sono molti tutorial quantomeno chiari anche sulla fase di collegamento del cablaggio, che alla fine è la cosa che più interessa a tutti quanti, perché grosso modo sappiamo posizionarcele tutte le strisce LED, ma non sappiamo bene perché probabilmente dove andare a prendere l'alimentazione. Quindi vorrei provvedere a questa sorta di mancanza di contenuti portandovi un tutorial appunto il più completo possibile e il più dettagliato possibile. Quindi vi invito a sedervi, rilassarvi e a godervi lo spettacolo, perché secondo me sarà un video veramente molto 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 interessante. Ovviamente insieme all'Ambient Light andremo ad installare anche le parti che vi ho mostrato precedentemente nell'ultimo video uscito sulle parti della 5. Prima di procedere col montaggio vi mostro anche un attimino cosa potrebbe tornarvi utile o cosa potrebbe servirvi per procedere poi alla fase di smontaggio e rimontaggio completo del tutto. Vi consiglio di utilizzare come accessorio strumenti per l'utilizzo un classico set di chiavini o girelli di comunque Torx, in quanto grosso modo le vetture VAG sono assemblate principalmente da chiavi Torx o al massimo da bulloni da 8 o da 10, almeno per le parti di interni, negli assemblaggi delle plastiche e quant'altro. Poi vi consiglio di utilizzare del nastro telato, nastro isolante, delle guaine in gomma qualora dovessero servire. Queste sono quelle lì che vanno messe sui cablaggi, sui cavi quando vengono giunti e collegati. Ovviamente dei tool in plastica per favorire la rimozione appunto di alcune mondanature o parti in plastica. Ed inoltre vi suggerisco di utilizzare per prendere l'alimentazione e collegarci quindi poi al cablaggio presente all'interno della vettura dei rubacorrente. Questi ci permetteranno di fare un lavoro più pulito per quanto riguarda il collegamento per prendere l'alimentazione. Ovviamente ragazzi, prima di procedere con il video vi invito a lasciare un like, commentare e iscrivervi al canale per supportare appunto i miei contenuti e i miei video. Partirò ora un attimino con il mostrarvi e parlarvi delle parti che dovremo andare a smontare. Primo elemento è il pannello porta anteriore, dovremo smontare quindi i pannelli porta anteriori, dovremo smontare poi i pannelli porta posteriori, la parte posteriore del bracciolo, quella con le bocchette per i passeggeri posteriori, in quanto da lì andrò a prendere l'alimentazione per i LED nelle porte posteriori, non nelle porte nei pannelli, in quanto la vettura essendo un coupé e non una sportback, non abbiamo appunto quindi le centraline delle portiere dietro, quelle che sono presenti anche nelle portiere anteriori. Quindi non avendo le centraline dietro i pannelli porta, andremo a prendere l'alimentazione dalla 12V e dall'accendisigari che è presente nella parte posteriore. Quindi dovrò smontare la parte posteriore del tunnel e farla passare sotto la moquette e sotto la seduta. Di conseguenza dovremo smontare anche la seduta posteriore e dovremo smontare poi molto probabilmente le plastiche laterali delle battute delle portiere per poter accedere in maniera molto più comoda ai pannelli posteriori da rimuovere poi successivamente. Le trim sulle portiere vanno comunque rimosse per poter accedere ad una vite che ci permetterà poi di staccare il pannello. Ultimo elemento poi da smontare, quindi per avere accesso al main controller, per collegare il main controller, è la pulsantiera centrale. Quindi la pulsantiera dell'MMI va alzata, va sollevata, va sganciata e questo ci permetterà poi di scollegare la ceneriera che ci darà accesso al cablaggio da cui prenderemo l'alimentazione. Fattavi quindi questa piccola intro fine a mostrarvi le parti da smontare inerenti poi al collegamento dei LED, direi che possiamo procedere e partiremo molto probabilmente dal pannello porta anteriore. Passeremo poi a quello posteriore, andremo a rimuovere la seduta e poi proseguiremo con il lato sinistro della vettura. I pannelli porta poi successivamente li porterò su e li lavoreremo separatamente in maniera un attimo pure più comoda e questo ci permetterà di poter collegare comunque i LED sulle portiere in maniera molto più agiata. Per quanto riguarda il pannello porta anteriore abbiamo una vite presente qui, sono delle T25, un'altra qui sotto il bracciolo, questo è il bracciolo, piccolo taglietto infame, e poi abbiamo un'altra vite che è posta sotto la trim. Dimenticavo, my bad, c'è un'altra vite qui sotto. Ok ragazzi, allora pannello porta sganciato, ora cosa andremo a fare? Staccheremo il connettore dell'alimentazione della portiera di tutto il comparto elettronico e poi qui dietro abbiamo questo qui da sganciare, che è il cavo che tira la portiera. Fatto questo, quindi il pannello verrà via. Non vi ho fatto vedere prima che in realtà andava smontata anche la trim, questa qui. Non vi ho fatto vedere prima in realtà che andava smontata anche questa trim. E qui c'è un'altra vite nascosta, quindi le viti in totale per il pannello porta anteriore sono 5. Ok raga, allora
Archivato il pannello, passiamo alla battuta, la parte in plastica interna. Vi basta sollevare questa parte qui e letteralmente tirare a voi la parte in plastica che è collegata alla scoccola a questi supporti in metallo, appunto con queste clip metalliche. Ora se ne è staccata una, dopo andremo a reinserirla. Così facendo potremo andare a rimuovere letteralmente questa parte in plastica che include il portabevande posteriore. Prima di procedere poi allo smontaggio del pannello, quindi dovremmo rimuovere la seduta posteriore. Ok. Madonna mia santa, ma che è sto schifo qua dietro? Robe accumulate nella mia auto chissà da quanti anni. Ne approfitteremo per fare anche una grande pulizia, dai. Allora, per quanto riguarda e concerne la pannellatura posteriore non ha alcuna vite. Ha tutte delle clip a incastro. Vi faccio vedere se riesco. È interamente piena zeppa di queste clip. Quindi, che cosa bisogna fare ora? Per rimuovere questa pannellatura, tenendo conto del fatto che c'è un foro e la pannellatura va a incastro sulla guida del sedile, ho dovuto sganciare le sedute posteriori. Non le smonterò del tutto, le ho semplicemente un attimino messe da parte per poter poi estrarre successivamente la pannellatura in plastica. E ultimo intervento da effettuare è lo smontaggio della vite che blocca la cintura di sicurezza. Rimuoviamo questa e il pannello dovremmo riuscire ad estrarlo, come potete ben vedere. Quindi vi aggiorno tra poco. Ok ragazzi, allora sono riuscito finalmente a rimuovere il pannello. Abbiamo solamente un cavo da rimuovere, che è quello del tweeter, che è fissato in questi ganci, in queste guide. E una volta rimosso questo, quindi il pannello può venire via tranquillamente. Ovviamente per quanto concerne gli altri due pannelli porta rimanente non vi mostrerò il procedimento in quanto lo stesso del lato destro, ma anche il lato sinistro, ma credo in ogni caso abbiate capito comunque come si smontano i pannelli. Detto questo, quindi procediamo con lo smontaggio delle restanti altre parti. Continuiamo con lo smontaggio e qui abbiamo la console centrale posteriore, diciamo la console con le bocchette. Per poterla rimuovere non occorre svitare alcuna vite, in quanto la console è letteralmente tutta di incastro. Vi basterà semplicemente inserire un tool nella parte qui superiore, fare leva e tirare, e verrà via. Poi, per poterlo separare del tutto, vi basterà semplicemente fare che cosa? Scollegare il connettore della 12 volts, che è questo qui, e poi avete anche un altro connettore, che sarebbe questo qui, che dovrebbe essere quello della retroilluminazione delle rotelline per il comando e per la gestione del clima posteriore. Fatto questo, quindi abbiamo avuto comunque accesso ai cablaggi che utilizzeremo. Questi sono i cablaggi che utilizzeremo appunto per prendere l'alimentazione per i LED dei pannelli posteriori. Quindi questo è il nostro connettore, questo è quello che ci salverà la vita. Cosa ci resta da fare ora? Dobbiamo passare alla console centrale. Per passare alla console centrale, che dobbiamo fare? Cercherò di farlo con una mano, non garantisco alcun risultato però. Ok, allora, alziamo la cuffia cambio e poi non dovremo fare nient'altro che fare questo. Letteralmente da sotto faremo leva con la mano e tiriamo verso l'alto. Io qui precedentemente avevo anche già collegato una striscia a LED. Comunque, non ci interessa. Ok. Ok. Prima di procedere ovviamente però alla fase di rimozione del tunnel centrale, della console centrale, perdonatemi, vi consiglio di utilizzare sempre un tool, fare leva nel lato, ecco qui, il pannello del clima. Questo favorirà la rimozione del pannello del tunnel centrale. Vi basterà semplicemente fare una pressione laterale e il pannello si staccherà. Ora staccherò i connettori da sotto, la metteremo da parte e poi smonteremo anche la ceneriera, che da sotto c'è il cablaggio che serve a noi per prendere l'alimentazione. Questa che vedete qui ragazzi, quindi, è la ceneriera che ho appena smontato e rimosso una volta svitati i due bulloni da 8. Questo è il vecchio LED, molto basico in realtà. Comunque in ogni caso vi faccio vedere la genialata dell'Audi, la genialata che ha fatto mamma Audi, cosa che apprezzo tantissimo. Praticamente il connettore, il cablaggio della 12 volt
è diviso, ovvero mi spiego, ha una sorta di estensione prolunga che va a collegarsi poi successivamente alla 12 volts stessa. Quindi noi, andando a lavorare questo cablaggio qua e andando ad utilizzare questo cablaggio qui per prendere alimentazione, non andremo ad intaccare il cablaggio originale presente della vettura. Credo sia un grande pro. No, è una cosa che personalmente non ho rivisto in altre vetture. Forse non ne ho mai smontate abbastanza, voi mi direte? Probabile. In ogni caso, però, volevo far vedere questa piccola chicca. Eccoci qui, ragazzi, finalmente in compagnia dei nostri pannelli smontati. In questo caso partiremo ora dal pannello posteriore, che è quello che, diciamo, ha richiesto un attimino più di lavorazioni. Adesso andrò a spiegarvi il perché. Piccolo avviso prima di procedere. Ovviamente potete seguire passo dopo passo questa procedura se avete anche voi una 5 o similare, quindi anche Avia 4 della stessa generazione, quindi la B8. Nel caso in cui abbiate totalmente un'altra tipologia di vettura, vi invito comunque a prendere ispirazione da questo tutorial e poi adattarvi comunque e lavorare di fantasia anche sul posizionamento dei LED, delle luci, dei punti luce e quant'altro, in quanto ogni vettura ha un pannello porta differente, di conseguenza gli alloggi non sono mai gli stessi. Quindi questa è la soluzione che ho scelto io per A5 Coupé. Non vuol dire che le vostre possano essere sbagliate o altro, semplicemente ogni vettura è diversa e di conseguenza ogni vettura richiede una disposizione dei LED totalmente diversa. Come vi ho già detto, il kit comprende di base 3 punti luce per ogni pannello porta. Abbiamo quindi, in questo caso, la striscia LED, abbiamo poi la luce che dovrebbe andare a illuminare, la luce tasca, quindi la luce che dovrebbe andare a illuminare la tasca portaoggetti nel pannello porta, ed inoltre abbiamo il punto luce che dovrebbe andare ad illuminare la maniglia per l'apertura della portiera. Per posizionarvi la striscia LED in maniera comoda, vi consiglio di utilizzare questo nastro biadesivo della Pattex, lo potete trovare magari da un brigo o non so, dai vostri cinesi di fiducia. Questo nastro praticamente che cosa vi permetterà di fare? Vi permetterà di fare quello che sto facendo io ora letteralmente, cioè iniziare a posizionarvi la striscia LED ancora prima di andare ad effettivamente incastrarla sotto la trim, ok? Questo è un piccolo trucco che vi aiuterà in fase di posizionamento della striscia, che poi comunque potrete modellarvi e disporvi a vostro piacimento. Questo biadesivo qui vi permetterà semplicemente nel mentre di tenere la striscia in posizione. Quindi questo è il posizionamento effettivo della striscia LED. Poi per quanto concerne invece la luce tasca, ho deciso di non andare a forare la parte inferiore del bracciolo, ma che cosa ho fatto? Quindi praticamente con un avvitatore ho letteralmente, faccio vedere per comodità, sposto un attimino la protezione, ho realizzato il foro, ho inserito il punto luce e poi ci ho collegato letteralmente il LED stesso. Una volta fatto questo, quindi ci siamo ricreati il punto luce tasca per il pannello porta posteriore. Giustamente rimane però un punto luce ancora non applicato. Nello specifico parliamo del punto luce della maniglia della portiera, in quanto questa qui, essendo un coupé, non ha le porte posteriori, quindi abbiamo un punto luce in più. Vi faccio vedere quindi io che soluzione ho adottato per comunque procedere all'installazione, diciamo, del punto luce. Ovviamente nello specifico vi dico che questa è la mia soluzione personale, voi potete scegliere tantissime altre soluzioni. Io ho deciso di lavorare sempre nella zona posteriore, tenendo conto del fatto che mi mancava, quindi tenendo conto del fatto che mancava la maniglia portiera, ho deciso praticamente di sfruttare il portabevande che è posizionato sotto il pannello posteriore, quindi praticamente questo qui è messo in basso a fianco della seduta posteriore. Ho realizzato semplicemente un foro, non so se riuscite a vedere in camera, comunque ho realizzato qui un foro con un avvitatore. Sono andato a mettere ad incastro letteralmente il punto luce, dotandolo ovviamente anche del biadesivo che esce già in confezione, che avete già visto nel video unboxing, se ve lo siete persi ve lo lascio qui sopra nelle schede, e poi l'ho definitivamente bloccato, il biadesivo andava già bene in realtà, però non mi fidavo molto, l'ho bloccato con un altro po' di nastro di lato, quindi praticamente siamo andati a ricrearci un altro punto luce, però non utilizzando quindi il punto luce della maniglia, adattandolo però al portabevande posizionato nella parte posteriore del veicolo. Per quanto riguarda invece il pannello anteriore, abbiamo i classici 3 punti luce, quindi la striscia LED da applicare qui, il punto luce per la maniglia portiera e il punto luce per la tasca.
Come ho deciso di proseguire personalmente? Allora, il mio pannello porta mi permetteva di poter rimuovere e smontare dalla parte posteriore, tramite l'ausilio di viti, la parte del bracciolo. Quindi questa è la parte dove si va a appoggiare il braccio in fase di marcia. Cosa ho fatto io? L'ho smontato dalla parte posteriore, questo è completamente tutto abitato ed in generale mi sento comunque di dire che gli assemblaggi di sta vettura sono clamorosamente validi. Tolto questo comunque, cosa ho fatto? Vi faccio vedere. Nella parte inferiore sono andato a realizzare praticamente un foro da cui ho fatto passare la parte in plastica trasparente ed ho collegato successivamente andando a dremmellare, quindi andando a ricreare un pochino di spazio nella parte interna della plastica, in quanto altrimenti il chip con LED non sarebbe entrato, non c'era spazio. Quindi una volta ricreatomi lo spazio col Dremel sono riuscito poi ad incastrare il chip con il LED. Così facendo mi sono ricreato il punto luce. Non sono riuscito a posizionarlo in questo caso nella parte più posteriore, in quanto in questa parte vuota in realtà c'è una parte di c'è una rientranza del pannello porta stesso, quindi praticamente il chip con il LED avrebbe fatto spessore ovunque e non si sarebbe potuto incastrare. Questa era l'unica soluzione valida e questa sono riuscito ad adottare. Quindi per quanto concerne la luce tasca ho deciso di posizionarla così. Ovviamente c'è anche il biadesivo che viene fornito in dotazione, quello l'ha già pretagliato per ogni tipologia di LED. Accantoniamola quindi un attimino ora e proseguiamo con gli altri due punti luce di cui vi parlavo in precedenza. La striscia LED, come vi ho già fatto vedere sul pannello posteriore, andrò ad applicarla qui. Ovviamente andrò a posizionare anche del biadesivo per tenere ferma, in questo caso, la striscia. Quindi una volta applicato il biadesivo e disposta la stripes, potremo successivamente, quindi una volta rimontato il pannello porta sulla portiera stessa, in quanto c'è una vite dietro la mondanatura, potremo andare a riapplicare poi la trim in alluminio spazzolato. Ora, non ci resta nient'altro da fare che tagliare l'eccesso della striscia, bloccarla col biadesivo, e per quanto riguarda la striscia LED nella porta ci siamo. Manca ovviamente un ultimo punto luce che andrò a mostrarvi immediatamente. Vado a girarvi il pannello per farvelo vedere. Allora, nello specifico di cosa parliamo? Del punto luce della maniglia della portiera. Quantomeno su Audi A4 e A5 ci sono due soluzioni. La prima è andare a smontare la maniglia che è avvitata al pannello porta tramite l'ausilio di 4T20. La prima soluzione quindi è quella di smontare la maniglia e andare con un avvitatore a ricreare un foro nella maniglia stessa, se non siete dotati fin dall'origine del pacchetto luce interno, ok? Io ho dovuto agire diversamente, in quanto la mia vettura, vi lascio una foto per farvi capire, è dotata già del pacchetto luce interno e aveva già un punto luce rosso di serie, non RGB, quindi cosa ho fatto letteralmente? Ho staccato il vecchio LED, il vecchio punto luce presente nell'alloggio del LED originale, e praticamente sono andato a, qui potete vedere il risultato, con un Dremel mi sono ricreato un po' di spazio per poter incastrare comodamente il punto luce andava ad incastro nell'alloggio del punto luce originale, solamente che era comunque un po' lasco, quindi ho deciso di utilizzare del collante bicomponente e l'ho definitivamente incollato e anche applicando una notevole pressione vi dico che non si muove. Quindi questa è la soluzione che vi offro io. Se siete dotati quindi fin dall'inizio del pacchetto luci potete agire così, altrimenti se non avete il pacchetto luci vi basterà quindi smontare semplicemente la maniglia e ricreare un foro e dal lato interno poi andare ad applicare ed incastrare il punto luce per la maniglia, ovviamente col biadesivo fornito in dotazione. Quindi diciamo che per quanto concerne il posizionamento e la predisposizione dei LED sui pannelli porta e all'interno della vettura direi che ci siamo. Quindi non c'è stato nient'altro da fare che portare i pannelli in auto, andare a collegare tutti i cablaggi alle centraline ed alimentare successivamente poi i subcontroller che si collegheranno via wireless al main controller presente al di sotto della plancia. Ok ragazzi, finalmente siamo in auto. Partiamo un attimino allora dal prendere l'alimentazione dal main controller, in quanto se andiamo ad alimentare questo qui che è il main controller, i subcontroller posizionati sulle portiere non funzioneranno mai. Quindi lato destro della vettura l'ho già installato anche per prova. Andiamo quindi un attimino al punto fondamentale credo del video, la cosa che interessa maggiormente a tutti: come si collegano le centraline. Allora partiamo dal main controller. Come ho già detto, il main controller ha bisogno semplicemente di un positivo e di un negativo, c'è anche scritto sulla scatolina stessa, non vi potete sbagliare. Allora io per rendere le luci, tutte le luci dimmerabili e funzionanti con l'utilizzo del sensore luci, quindi esempio vado in galleria, mi si accende le luci all'interno, voglio che funzionino i LED,
non l'ho collegato al rosso, quindi al, al positivo fisso, ma l'ho collegato al grigio positivo, collegato al cavo grigio, che è il cavo dell'illuminazione della lampadina dell'accendisigari. La lampadina dell'accendisigari funziona in base alle luci abitacolo, quindi quando la lampadina dell'accendisigari funziona, vuol dire che tutte le luci all'interno dell'abitacolo sono accese, tipo così. Okay. Mentre il negativo col marrone. Quindi per quanto concerne il main controller direi che ci siamo. Adesso vado un attimino quindi anche a collegare insieme a voi il connettore. Alimenterò quindi il main controller e collegherò anche l'unica striscia LED che metterò sulla plancia. Abbiamo collegato la presa dell'accendisigari, connettore d'alimentazione alla main box attivo, quindi collegato. E qui poi abbiamo i 4 slot a cui poter collegare potenzialmente quanti punti luce noi vogliamo, fino a 4. Io in questo caso ne andrò a collegare solamente uno che applicherò qui. Poi magari successivamente mi era venuto in mente di andare a ricreare anche un altro punto luce qui dentro, però non so, fatemi sapere qui sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo, direi che è arrivato il momento di accendere un attimino il quadro. Quindi vediamo se riesco a trovare le chiavi in tasca. Sì. Comunque volevo farvi vedere per la prima volta le strisce funzionanti. Il tutto è installato anche dietro, solamente che dietro non funziona ancora in quanto devo effettuare la prolunga per prendere l'alimentazione dalla 12 volt presente sotto le bocchette dedicate ai passeggeri posteriori. Quindi, per quanto riguarda il main controller ci siamo, ora non mi resta da fare nient'altro che posizionarmi la striscia. Come vi ho già fatto vedere prima, mi aiuterò con del biadesivo che andrò ad applicare qui in mezzo, giusto per aiutarmi nel tenere ferma la striscia LED, e poi andrò a mettere ad incastro, una volta fatto questo, la pulsantiera di controllo dell'MMI. Ora vi guiderò quindi nel prendere l'alimentazione dal pannello porta anteriore e poi passeremo a quello lì posteriore. Una volta mostratevi i procedimenti, quindi non mi resta da fare nient'altro che rimontare il tutto, ovviamente non vi annoierò col procedimento, e poi potremmo goderci insieme effettivamente il risultato finale di tutti questi lavori svolti. L'alimentazione del subcontroller come la prendiamo? Allora, abbiamo rosso e verde, non vi potete sbagliare, fate un fermo immagine, fate uno screen, ve lo consiglio. Rosso e verde positivo, marrone negativo, non potete sbagliarvi, sono solamente questi due. Questi due sono quelli che andremo ad utilizzare per collegare i subcontroller posti nelle portiere. Qui un attimino la soluzione è temporanea, ma posiziono tutto in questa maniera semplicemente per farvi vedere un attimino il collegamento in diretta. Meno questo, ve lo cerco di farvelo vedere. Provare adesso a collegarlo con una sola mano, un'operazione un po' impossibile, però ci proviamo. Ok, ce l'ho. Alimentazione l'abbiamo data, positivo e negativo li prendiamo direttamente da qui sotto. Quindi, come ho già detto, positivo, filo grigio, negativo, filo marrone. Questo giallo, bianco e verde non lo toccate proprio. Alimentazione data, punti luce tutti, quindi la striscia, tasca. E qui sotto non si vede perché ancora non è posizionato bene, ma la luce nel vano bicchieri. Quindi adesso facciamo la prova. Andiamo un attimino ad accendere i nostri fari. Ok, pronti raga? Effettivamente non è male. Ovviamente sono viola in questa colorazione perché l'ultimo colore che ho provato è stato il viola semplicemente. Qui potete vedere la luce tasca, ve la faccio vedere un po' meglio. E qui sotto invece il punto luce nel vano portabicchieri. Quindi ora rimonterò tutto il pannello, la seduta posteriore, pannello anteriore, e poi vi faccio vedere il risultato finale.